Nella splendida cornice della Sala Luca Giordano a Palazzo Medici Riccardi si è tenuta la conferenza di apertura del meeting annuale del Network Great Wine Capitals, un evento importante per Firenze e la Toscana. Per la Toscana l'enogastronomia è uno dei turismi più in crescita, che è in grado di garantire, come dire, una sorta di liaison fra tanti aspetti del nostro turismo, quello culturale, quello legato al paesaggio, quello legato ai sapori, un turismo quindi che parla dell'identità e dell'esperienza, cosa che in questo momento appunto sta diventando sempre più fondamentale. Le persone scelgono dove andare non solo per la località, ma anche per il grado di fascinazione che questa località è capace di evocare. Le capitali del vino che si fossero riunite a Firenze mi sembrava una cosa buona e giusta. La cosa buona e giusta perché per continuare a mostrare al mondo la vitalità e la voglia di essere protagonista che la città di Firenze nel tempo, compresa adesso, dimostra voler essere. Firenze è lieta di ospitare questo evento non solo perché da 12 anni ha un ruolo attivo nella rete delle capitali del vino, ma perché questa rete ha scelto la nostra città come sede di questa 12ª conferenza internazionale. Quindi siamo davvero lieti, speriamo di essere all'altezza del compito che ci è stato assegnato e ce la metteremo tutta non soltanto per garantire il migliore svolgimento dei lavori, ma anche per garantire una splendida accoglienza ai partecipanti. Dal 4 all'8 novembre, l'annual general meeting del Great Wine Capitals è un'occasione unica in cui i rappresentanti delle 9 capitali mondiali della produzione vitivinicola si incontreranno per sviluppare insieme programmi di cooperazione internazionale per promuovere il turismo del vino e per facilitare scambi economici, culturali e accademici incentrati su questa risorsa agricola e culturale al contempo. L'importanza di questo evento è che questa unione di culture, di enogastronomia viene fatta fiorare, viene portata alla luce, per così dire fatta vedere, fatta toccare con mano e fatta gustare. La cultura del vino che è una cultura che prende esempio secondo me dalle capitali europee, perché noi abbiamo per esempio che le wine capital, specie nei paesi cosiddetti del nuovo mondo, hanno anch'esse una cultura del territorio, una cultura della denominazione d'origine. Quindi vediamo che da una parte abbiamo un'evoluzione sul consumo in generale dei vini con solo varietale e dall'altra vediamo che molte zone, le zone più qualificate del nuovo mondo, e quindi abbiamo come Mendoza, tutta la parte di Napa Valley, Città del Capo, invece fanno proprio forza su una cultura del territorio, quindi sulla cultura della denominazione d'origine.